Filippo Fornasero, presidente del Lions Club di Piove di Sacco. Nasce da voi l'idea proprio di restaurare l'antica torre dell'orologio, proprio le parti meccaniche. Ecco, com'è nata questa idea? È nata a seguito di una visita, ho visitato l'orologio e durante la visita, diciamo, il cicerone che mi ha guidato appunto in questo percorso mi ha detto bisognerebbe di un restauro, al che parlando con il club di San Pelagio e parlando all'interno del mio club è nata questa idea di cercare di realizzare quest'opera e devo dire oggi con un po' di soddisfazione ed orgoglio ci siamo riusciti, grazie in particolar modo ai partner e sponsor che hanno creduto in noi e in questo nostro obiettivo da raggiungere. Ecco, un'idea nata ieri e subito messa in pratica e infatti i lavori cominceranno a breve. I lavori inizieranno nel mese di gennaio, l'idea è nata qualche mese fa, però grazie alla disponibilità degli sponsor, la banca di credito di Piove di Sacco, il Cattolica Assicurazioni e l'Arte di Abitare Industrie Edili, abbiamo avuto la fortuna di avere, diciamo, la parte economica e la disponibilità da parte del Comune ha potuto in brevissimo tempo mettere in pista l'opera, ci auguriamo di concluderla entro l'inizio dell'estate. Quindi la sinergia tra pubblico e privato, è quello il segreto? Sì, noi dobbiamo dire che oggi è un bel esempio di sinergia tra pubblico e privato, dove sono stati messi da parte i campanilismi, gli arrivismi e i personalismi e abbiamo potuto ovviamente raggiungere un obiettivo dove il merito non è di uno solo, ma il merito è di tutti perché tutti hanno contribuito.